Questa folla quindi vi ringrazio moltissimo. E, no, due, due parole soltanto: due parole di ringraziamento veramente veramente sentito. Voi in questi 20 mesi, eh, con tutte le difficoltà che ci sono state: pandemia, guerra, crisi energetica, eh, necessità poi di rispondere a queste sfide, voi avete svolto un servizio. Straordinario, un servizio straordinario ai cittadini, aiutandoli a seguire, a comprendere quello che avviene spesso nel palazzo e spesso viene visto come misterioso. Un servizio straordinario alla democrazia italiana. Voi eh, siete una stampa libera e avete avuto da dal Presidente del Consiglio, da me, il rispetto che si deve a una stampa libera, rispondendo alle vostre domande al meglio possibile, con la massima sincerità, la massima chiarezza e veramente questo, oltre al fatto che occorrerebbe sempre farlo, ma è anche un segno di profondo rispetto nei confronti vostri, nei confronti della stampa. Il vostro servizio a favore alla democrazia rimane fondamentale e questa è una cosa che voi sentite profondamente, non ha bisogno di essere, di essere richiamata da me. È stata anche, devo dire, una collaborazione piacevole, anche dal punto di vista umano: il fatto di rivedere i vostri visi con regolarità nessuno di voi si aspettava che avremmo fatto così tante conferenze stampa. E anche con tranquillità, perché queste conferenze stampa duravano spesso ore indefinite, quindi anche poi dopo io venivo rimproverato naturalmente perché avrei dovuto dire no, una domanda sola, sono riuscito a dirlo una volta sola. E basta, ora basta con le domande e non riuscivo spesso a dirlo, quindi grazie anche di questo. E poi vorrei un ultimo ringraziamento darlo a tutto lo staff della comunicazione di Palazzo Chigi, sia per come... Diciamo, ha seguito questo dialogo di questi venti mesi tra voi e me, e sia anche per tutta la campagna di comunicazione che è stata fatta sul PNRR, che è stata e sarà molto importante. Grazie ancora.